disegni piccolissimi, grandi e anche di dimensioni gigantesche, fatti di carta principalmente, ma anche con materiali ultra tecnologici. Gli aquiloni hanno diverse forme e misure, ma tutti hanno bisogno del vento per volare. La tradizione degli aquiloni si perde nel tempo. Dalla Cina arrivano le prime notizie di loro, 2800 anni fa o giù di lì. Erano fatti di seta e pezzi di bambù come telaio. Venivano usati per la misura delle distanze, per la verifica della velocità del vento, per il sollevamento umano, per le segnalazioni e le comunicazioni durante le operazioni militari, oppure per spettacolari battaglie tra di loro come in Giappone o in India. In Europa arrivarono molto più tardi, grazie anche a Marco Polo e al suo viaggio nell'Estremo Oriente. Conosciamo tutti, li abbiamo magari visti al mare svolazzare nel cielo, ma c'è chi ne ha fatto una vera e propria ragione di vita, come il signor Franco, la cui passione per gli aquiloni con il tempo si è trasformata in una vera e propria ossessione nel senso buono del termine. Ne ho tantissimi, li colleziono, li costruisco, li abbandono, li riprendo. Oggi stesso ho aperto la sacca, ho ritrovato alcuni di carta che, mamma mia, sono anche rovinati, dovrò ripararli, insomma. Allora, ci faccia vedere un po', questi qua sono di carta, insomma, quelli che siamo abituati a conoscere noi, profani. Allora, questo è un aquilone cinese, un aquilone molto commerciale, sicuramente è stampato, però è sempre fatto in bambù, in carta di riso. Vediamone altri, cominciamo a vedere, parlando sempre di carta, perché poi questo dopo... è un aquilone pakistano di carta. La forma è molto simile a quello afghano, che chiunque ha visto il film Cacciatore di Aquilone, sono proprio questi, è questo qui. Lui con i suoi amici appena può si cerca un luogo spazioso dove spira sempre il vento per farli volare. Adesso passiamo dalla carta, perché ovviamente si sono evoluti anche gli aquiloni, passiamo... estrema. E questa è estremo perché? Questo è estremo perché è un aquilone che vola anche senza, con pochissimo vento, anche dentro una palestra. Comandato il filo, sì. È leggerissimo, è tutto completamente in carbonio. Ogni cultura ha avuto e ha il suo aquilone, uno per lottare, uno per gareggiare, uno per fare festa o semplicemente per sognare di volare. Eccoci di nuovo. Allora, il signor Franco Crocchianti ce l'abbiamo qui in studio. Allora, io ho detto giovani e meno giovani, la passione nasce da bimbo e poi uno la conserva fino all'età quando, adulta. Sì, giovani novantenni ancora, certo. Allora, come si fa un aquilone? Perché l'aquilone, uno va al negozio di giocattoli e compra l'aquilone, in realtà sì, lo possiamo fare in casa. I primi passi, sì, certo. Lo possiamo fare anche in casa. Che tipo di carta ci vuole innanzitutto? Qualsiasi tipo di carta, si può usare qualsiasi non materiale. Non c'è una carta proprio speciale? No, guardi, qui c'è addirittura uno ancora prima della carta, quella è fatta con delle foglie. Ah! Proprio sono delle foglie legate insieme da pezzetti di legno finissimi, addirittura il filo, una fibra vegetale, ma non è filo. Questi vengono fatti in Indonesia. Ecco, lo facciamo vedere a casa. E io, così, a mio avviso, e anche di molti altri... Datano questo, è fatto con le foglie e viene dall'Indonesia. Datano questo un tipo di aquilone addirittura prima dei 3.000 anni che si era detto della Cina, insomma. Ancora oggi volano con questo e lo usano per pescare. La forma è indicativa, perché loro, secondo il tipo di foglia, può diventare rettangolare, certo, rotondo, quadrato. Ma quindi, mi dice diciamo, una il cosa, materiale. Ecco, la passione per l'aquilone. Sì, la passione io dell'aquilone. Io non dico com'è nata, perché, ma com'è rimasta? La passione dell'aquilone è la passione dell'uomo per il volo, è ovvio. È da provare, è un virus, è molto contagioso, avviso tutti. E stare lì con questo filo in mano è come se fosse un'estensione che va verso il cielo, non so come dire. Non a caso in tutte le culture mondiali viene data una valenza animistica agli aquiloni, no? Certo. L'aquilone per il bambino quando nasce o quando muore qualcuno in Sud America, o addirittura per mandarli in cielo, una tradizione giapponese, per assorbire tutte le negatività. Infatti alla fine poi gli aquiloni vengono bruciati. Io so che suo padre era pilota d'aerei. Sì, era motorista, sì, pilota motorista, certo. E quindi da lì immagino che lei anche sia rimasto lì, sì, proprio, sì, affascinato, sì, certamente. Da questi aerei che spiccavano il volo. E poi ecco, io vedo, questa è la carta... Questa delle... è una mia passione particolare, sì, questa è la carta degli agrumi, delle arance. Uno va al mercato e ogni tanto, diciamo, uno su 10 c'è la... l'arancia, ma c'è la... bene, ecco, certo. L'arancia viene avvolto, certo, in questa carta. Gli si crea una struttura,
In questo caso è in faggio, che è molto molto leggero, ma può essere bambù, può essere una cannetta qualsiasi. Questo si può comprare dove? Nei negozi di modellismo, queste piccole asticelle? Sì, ma può essere benissimo una canna ah, tagliata, sì, quella fine. È un negozio di modellismo, certo. Viene messa una coda per stabilizzarlo nel volo, che l'aquilone quando non riesce a volare con una coda resta fermo. Infatti in Giappone, questi sono aquiloni giapponesi, mettere una coda sull'aquilone è considerato un'onta. Che vuol dire che il costruttore non è riuscito a fare un aquilone che vola senza stabile. Coda. Infatti questo è un aquilone giapponese, un Edo. Questa è una copia di un aquilone giapponese che ho fatto sempre, sempre con la carta. Lei. Sì, mi piaceva questo gioco bianco su bianco, insomma. E questa una è la struttura che lei ha realizzato. Senta, e l'aquilone, l'altezza di un aquilone fino a quanto può arrivare? Cioè può andare in alto? Allora, fino parlando a di aquilone, secondo il filo che gli si dà, quello non il c'è problema. Il massimo suo quanto è stato? No, io non vado mai oltre 50-100 metri, anche perché ci sono delle leggi. Ah. Proprio, sì, certo, possono dare fastidio al volo degli aerei. Vicino agli aeroporti non si può superare i 50 metri, quindi... Volendo si può superare anche i 100 metri. Ma anche i 1000 metri. Addirittura. L'aquilone nasce anche, prima, anche dopo il gioco per portare in alto stazioni meteorologiche e quindi... può arrivare a qualsiasi altezza, secondo il filo che gli si dà. Allora, piccole istruzioni per l'uso, per fare un aquilone fatto in casa. Iniziamo proprio piccole... Vuole che le faccio vedere come si monta addirittura, volentieri, come si fa? Certo. Volentieri. Allora, così lo facciamo insieme, da casa possono seguirci. Questo è uno dei modelli più semplici che ci sono di aquiloni. Io ho portato una busta di plastica, ma può essere benissimo di carta. Questa è una busta di plastica? Sì, busta di plastica. Questa è proprio la plastica. Sempre da doppiare semplicemente. Sembra, diciamo, giornale, ma in realtà sì, è una busta di plastica che dove sopra c'è stampato un giornale. Come fosse un foglio di giornale. Prego. Si disegna sopra la metà parte di aquiloni, in modo che poi una volta che si taglia, anche se non si va dritte con le linee, si hanno le due parti completamente speculari. Eccolo qui, vediamo il segno del pennarello, eccolo qui, vedete il segno del pennarello. Una volta tagliato si otterrà questo, è a speculare, quindi perfetto. Sono equilibrate le due parti. Si lega una briglia, si chiama, da una parte e dall'altra, si fa un nodo al centro, in modo da... Ok. Si mettono due stecchette di... legno, bambù, ma anche delle cannucce per la bibita se si trovano quelle lunghe. Si fissano con dello scotch. Facciamo due piccoli buchetti qui al centro. Sì, certo. Progetti di questo tipo se ne trovano un'infinità su internet. Su internet, insomma, ecco. Sì, certo. I nonni più volenterosi, quindi se poi... volete fare il colpo di scena con i vostri nipotini su internet. Con dello scotch si fissano queste stecchette. Però ecco, già... come dico, il signor Crocchiante, possiamo avere un'idea della difficoltà? Mi sembra fino adesso abbastanza semplice. È minima, assolutamente. Il segreto, ripeto, è cosa molto importante, è tagliarlo a metà, in modo che rimanga addirittura speculare. Si mettono due code possono essere fatte con carta, nastro, qualsiasi cosa, anche questo è importante. Ecco, per reggere poi la struttura centrale, perché non abbiamo tanto tempo, le dico la verità. Ma è finito, ma qui non è finito. Ah, è finito? Non si deve reggere nulla. Si chiude con un altro scotch qui sotto. Si mette un altro pezzettino di scotch. Sì, a chiudere la struttura. Ed ecco qui, pronto l'aquilone fatto in 30 secondi. Quanto ci abbiamo messo? L'aquilone è pronto per volare. Eccolo qui. Basta e l'aquilone. Un po' di vento. L'aquilone va da solo. Signor Crocchianti, la ringrazio tantissimo. Ma lei tutti i giorni va alla Tor Vergata a far volare? No. Grazie al signor Crocchianti.